E si è svolta oggi all'Arena Civica di Milano un incontro tra il governatore Maroni, il sindaco Pisapia e i vertici del CONI nazionale e lombardo per discutere della candidatura di Milano per le Olimpiadi del 2024. Per noi c'era Ilaria Tettamanti, vediamo. Olimpiadi? Sì, le Olimpiadi, ecco. È l'incontro di oggi. Mi spiace che il sindaco Marino non sia venuto, la ritengo un'assenza giustificata perché ha da fare, deve preoccuparsi dei conti di Roma, è una città che è sull'orlo del fallimento, della bancarotta, come lui stesso ha riconosciuto, e non mi pare proprio che una città in queste condizioni possa candidarsi a ospitare le Olimpiadi, francamente. E questo dirò oggi al presidente del CONI. Quindi per me la candidatura di Milano con Expo e la prospettiva del sito Expo è e rimane la più forte, e mi auguro e spero che il CONI e il governo sostengano questa candidatura forte. Mi piacerebbe, ma non si può, perché il presidente Malagò me l'ha confermato che può essere solo una città. Salvo alcune discipline, se la città non è sul mare, per esempio la vela, ma non è questo il caso. Ma non si può fare il tandem Milano-Roma. L'area Expo, che è un'area molto fornita e da questo punto di vista è appunto ideale creare il Parco Olimpico. È un investimento per la città, è un investimento per la regione. Sono molto interessato per questo motivo e penso che le Olimpiadi e la candidatura capiti a fagiolo nel tempo giusto per dare all'area Expo una destinazione utile per la città e per la regione. Ci sono tutte le condizioni, è stato ricordato oggi al tavolo che qui Milano e Lombardia c'è il 70% dello sport italiano per le associazioni, le squadre, le strutture. Milano merita questo riconoscimento? Sì, ho sostenuto, poi non spetta a me presentare la candidatura, spetta al sindaco, ma io sono molto interessato a cogliere questa straordinaria opportunità di realizzare nell'area Expo il Parco Olimpico. Abbiamo convenuto che faremo un altro incontro prossimamente con il sindaco di Roma, con il governo, perché, e ho condiviso questa idea, ci deve essere una sola candidatura. Già sarà difficile perché ci saranno altre candidature di città nel mondo impegnative e noi non possiamo andare con due candidature. Io faccio il tifo per Milano, naturalmente, la decisione non spetta a me, sosterremo questa candidatura con ogni mezzo, però faremo un altro incontro con il governo, con il CONI, con il Comune di Roma, perché, per vedere quale delle due città sia la più titolata e quale delle due città poi riesca a convincere governo e CONI a sceglierla. Il fatto che non sia arrivata una decisione vuol dire che siete in disaccordo ancora? No, ma oggi non era il momento della decisione. Oggi, e ringrazio il presidente del CONI Malagò per aver fatto questo incontro, era il momento per rappresentare i motivi per cui secondo me, secondo noi, Milano è un'ottima candidatura. Abbiamo fatto presente tutte queste nostre valutazioni, il CONI ha preso atto, era il primo momento di incontro perché finora ci si è parlati solo sui giornali e adesso ci sarà l'incontro. Ho chiesto solo di decidere in tempi rapidi, perché come sapete il 30 di settembre, qualche giorno fa, sono state presentate le idee, le proposte per il Dopo Expo, un concorso di idee organizzato dalla società, e quindi abbiamo sul tavolo una serie di proposte. Io voglio sapere in tempi rapidi se la proposta per me più significativa, cioè il Parco Olimpico, ha una qualche possibilità e una qualche concretezza. Se no, come proprietario, regione, comproprietario dell'area Expo, devo valutare quali interventi fare, perché l'area Expo non potrà essere un'area desertificata come purtroppo è successo a Shanghai. E entro la fine del mese io credo ci debba essere una decisione, perché dobbiamo muoverci con anticipo, con largo anticipo. E quindi entro la fine del mese si farà questo incontro a Roma perché, per decidere, per prendere una valutazione finale. A proposito di Expo, invece, Sì. Stasera ci sarà l'accordo con la Regione Liguria? Sì, ci sarà un bel evento a bordo della Vespucci, il veliero più bello in circolazione, alla Spezia, e nel corso del quale evento sottoscriverò un accordo con la Regione Liguria non solo per Expo, e cioè per l'offerta turistica e la valorizzazione dei territori, ma anche sulle infrastrutture.
E l'altro tema di cui ci stiamo occupando con il sindaco di Milano, la fusione tra Trenord e ATM, il sindaco di Torino e la regione Piemonte sono interessati, anche la regione Liguria, ed è un grande progetto che riguarda tre regioni, un progetto macro regionale a cui stiamo lavorando con intensità e sarà oggetto anche questa seconda parte della convenzione, ma principalmente Expo.